Sì, buonasera a tutti e a tutti. Allora, ma perché noi ci siamo messi, diciamo, nella riga di costruire e lavorare questo asse piano? Ci siamo messi in questo lavoro per, diciamo, tre ragioni fondamentali. La prima, che Claudio Tamburini ha già ricordato, è un, diciamo, questi anni di mobilitazione, di lotte, ma anche di proposte, diciamo, alternative all'attuale gestione dei rifiuti, si è sviluppato, si è anche accumulato un sapere, diciamo, molto di dettaglio su questi aspetti della gestione dei rifiuti, che è insieme un sapere esperto, cioè fatto da tecnici che vanno dai geologi, chimici, chi si interessa di energia, eccetera, ed è però anche un sapere esperienziale, cioè un sapere che viene fuori, che nasce dall'esperienza quotidiana, che ha, come dire, animato e robustito i comitati, le singole persone, che a partire dal rifiuto di alcuni impianti dannosi per la salute e per l'ambiente ha posto con forza, diciamo, la questione di una strada, di una strada alternativa. E questa è, abbiamo voluto noi con questo, con la scrittura di Alterpiano, sedimentare uno strumento spesso non conosciuto, insomma, a cui non viene data molta importanza, ma che invece è giustamente, diciamo, molto serio e molto utile alla nostra causa. Certamente noi immaginiamo prima di tutto una modalità di fare piano completamente diversa. Prima veniva ricordato che, diciamo, quando il piano interprovinciale non è nemmeno stato adottato, la ditta che ha la possibilità di costruire il piano di case parcellari presenta il proprio progetto, appunto da una parte dell'architettura, addirittura lo presenta come un dato di fatto senza nemmeno quel procedimento di valutazione di impatto ambientale che si chiamava prima fase da modifica, cioè non c'è il piano, c'è il progetto. Quando diciamo, si sa che prima si fanno i piani, poi casomai se è necessario si fanno i progetti. Il secondo punto fondamentale per cui abbiamo cominciato a lavorare al piano è che seriamente noi oggi non siamo più in un'economia basata sui combustibili fossili a buon mercato, anzi siamo in una crisi di questa economia e, come dire, è ormai conclamato che bisogna anche piuttosto rapidamente andare verso un'altra strada, che è la strada delle alternative, non solo delle energie realmente rinnovabili, ma anche del risparmio di materia. Allora, questo elemento importante, intorno al quale poi cose accrotano le nostre proposte, è il secondo aspetto importante. Il terzo è la questione della normativa, cioè noi abbiamo fortunatamente, perché è anche il livello delle lotte di questi anni, abbiamo delle normative comunitarie e nazionali che, è vero, lo diceva Claudio Apparato, però sono leggi e quindi le leggi vanno seguite. E c'è questa direttiva 2008-98 che, diciamo, se immagina di dover costruire una società europea di riciclaggio e anche di imporre al centro della gestione dei rifiuti la tutela della salute, poi, diciamo, riscrivendo la gerarchia di trattamento e di gestione dei rifiuti, pone con estrema chiarezza il riutilizzo e il recupero della materia come prioritario rispetto al recupero dell'energia, per esempio attraverso l'incenerimento o attraverso i vari sistemi di combustione di concepimento. La normativa nazionale di recepimento di questa direttiva 2008-98 è, se possibile, diciamo, ancora più chiara in questo, e quindi sostiene, scrive, che il recupero di materia deve essere, diciamo, sempre prevalente rispetto al recupero di energia. Allora, se si incrocia questo dettato, diciamo, normativo, quindi questa legge, ovviamente bisogna incamminarsi in un'altra direzione, diciamo, diametralmente opposta da quella che prende il piano interprovinciale
provinciale del Lago Toscanescente. È talmente vero che noi sosteniamo che il piano del Lago Toscanescente è sostanzialmente un piano fuori legge, detto, bisogna dircelo, noi bisogna mobilitarsi anche e far sentire la nostra voce molto forte su questo aspetto, anche perché, lo accennava prima Dario Tamburini, il piano interprovinciale Alto Toscanescente in realtà fa parte di una serie di ragionamenti iniziali, non fa altro che mettere insieme una specie di copia e incolla i tre precedenti piani delle tre province, la provincia di Vittoria, quella di Capri e quella di Firenze. E quindi, come dire, si trova anche da un punto di vista sia normativo che scientifico, come dire, in piena arretratezza rispetto a quelle che sono le norme che sono arrivate dopo a questi, a quando sono state elaborate i tre piani provinciali. Quindi noi abbiamo di fronte un piano fuori legge, abbiamo di fronte una grande conoscenza, diciamo, che i comitati e le associazioni ambientaliste e anche i singoli cittadini hanno portato avanti, e abbiamo la consapevolezza che viviamo in una crisi non solo economica, non solo di lavoro, ma anche diciamo, dell'energia. Viviamo in una società che deve andare verso le energie realmente rinnovabili, e quindi abbiamo detto che bisognava in qualche modo, diciamo, farci carico con un'assunzione di responsabilità di fronte alle amministrazioni che invece continuano a perseguire una strada prima di tutto sbagliata, ma poi dannosa per gli aspetti, diciamo, della salute delle popolazioni e soprattutto molto, ma molto costosa, è molto più costosa, diciamo, di quelle che sono invece le alternative. Il piano interprovinciale segue ancora con una ordinazione degna davvero di una causa migliore il cosiddetto sistema integrato. Il sistema integrato è un sistema di gestione dei rifiuti che pone sullo stesso piano la riduzione di utilizzi di ciclaggio e anche di incenerimento. In realtà questa, diciamo, nuova gerarchia dei rifiuti che è stata rivista dalla direttiva comunitaria 2008-98 invece pone le azioni da fare, la gestione dei rifiuti secondo un prima la riduzione, una seconda azione di utilizzo e riciclaggio e poi, diciamo, buon ultimo, il recupero di energia, come dire, attraverso il fatto fondamentale, come dicevo prima, del recupero di materia rispetto al recupero di energia. Quindi noi ci siamo incamminati in una strada che facendo, diciamo, tesoro in modo anche molto moderato, insomma, le leggi esistenti sia sul piano comunitario che sul piano nazionale, in qualche modo ha detto come si può dar gambe, diciamo, a queste normative e fare sì che si possa uscire da una tragedia economica produttiva e anche da una tragedia sanitaria, per le cose che prima il dottor Garetti ci ha velocemente richiamato. Il primo dato che noi abbiamo, diciamo, incontrato è la questione delle quantità. Allora, il piano interprovinciale praticamente immagina senza fondamento che ci sia una ripresa economica, una ripresa della produzione, che quindi ci sia un aumento della quantità dei rifiuti. E quindi pone, diciamo, nel proprio orizzonte temporale che ci riguarda, diciamo, la gestione dei rifiuti fino all'anno 2021, pensa che ci sia un incremento dall'attuale 1 milione circa di tonnellate di rifiuti che vengono prodotte nel Lago Toscanescente. E qui, come dire, fa un doppio, mi verrebbe da dire errore, ma insomma commette un doppio danno. Il primo, perché considera che ci sia un aumento, diciamo, della produzione dei rifiuti, cioè una ripresa economica che è molto improbabile ci sia nella competenza di ovviamente, ma soprattutto non fa la cosa che dovrebbe fare, diciamo, il piano che provinciale, cioè attivare, dire come attivare quelle politiche di riduzione che sono previste dalle norme. Quindi i rifiuti dal nostro alter piano non solo non cresceranno perché non c'è l'economia per farsi crescere, perché si producono,
meno di sviluppo, anche perché al centro le politiche di innovazione e anche dalla quota differenziata si dovrebbe invece immaginare una base che non sia di prima, come anche noi, poi per la questione nel dettaglio, immaginiamo. Questo è il primo elemento che ci differenzia dal piano interprovinciale dell'Alta Carcere. Il secondo elemento sta invece, diciamo, nei costi dell'impiantistica. Voi pensate che, insomma, ormai una questione di legge tutti i giorni sui giornali, nell'economia l'aspetto finanziario è preponderante. Allora, i costi dell'inceneritore, cioè il costo dell'inceneritore, diciamo, per oltre il 51% è dovuto agli interessi bancari che si pagano, diciamo, prendendo i mutui per costruire questi impianti. E questo è un elemento importante perché fa capire come, diciamo, non ci si può, si parla oggi di debito, non si può indebitare ulteriormente una popolazione andando a costruire un impianto dannoso per la salute che ha questi altri costi finanziari, oltre ad avere un'altra serie di costi, diciamo, economici per il funzionamento stesso dell'impianto. Questo elemento viene spesso, diciamo, non ricordato, e accanto all'altro che, diciamo, la strategia che porta all'incenerimento, cioè il cosiddetto sistema integrato, non porta quasi per niente occupazione, mentre invece le proposte che noi avanziamo di attivare le filiere di riutilizzo e di riciclaggio in qualche modo portano un'occupazione, diciamo, piuttosto marcata. E quindi anche in questo caso l'abbandono della filiera del licenziamento dovrebbe essere una priorità assoluta. Diciamo, come il piano poi, diciamo, all'asse piano è in qualche modo basato sull'avvio e la diffusione, come prevedono d'altra parte anche le normative, di raccolte differenziate con il sistema porta a porta e con una tariffazione puntuale. E, diciamo, questo nei casi e nei comuni virtuosi dove viene fatto, già in qualche modo, già questo solo fatto, cioè della popolazione che, come dire, virtuosamente fa la raccolta differenziata, porta subito a una riduzione della produzione dei rifiuti tra il 20 e il 30%. E partendo di lì, però, non ci si può accontentare di fare le raccolte differenziate, bisogna invece legare queste raccolte differenziate, che raggiungono ormai in tutti i comuni che cominciano a farlo, diciamo, percentuali tra il 75% e l'80%, come anche in molti comuni toscani avviene, penso per esempio alla zona del Ventoso Valdelsa, penso alla Sicilia, alla Terra Capana e anche alla zona, diciamo, della Versilia, però legare questa a una filiera del riutilizzo e del riciclaggio. Questo elemento è un elemento, diciamo, in qualche modo cardine di altro piano, accanto a questa ipotesi, diciamo, di ripensare la produzione e il consumo degli oggetti, perché le cose che non possono essere riciclate non devono essere prodotte. E infatti in alcune esperienze, diciamo, importanti che ci sono in Italia, dal Consorzio Villa e una importantissima nel comune di Capannoli, diciamo, dei residui, dei vari trattamenti, cioè delle raccolte differenziate, dei materiali di post consumo inviati all'utilizzo e al riciclaggio, in qualche modo le cose che residuano, che non possono essere riciclate, devono essere in qualche modo riprogettate. Questo è, diciamo, il contributo e anche il senso di responsabilità che all'interno dei comitati, delle associazioni e dei gruppi, non solo che abbiamo, diciamo, spesso l'attendiamo, che tanti si battono contro l'incenerimento, ma più che altro si battono per avere una gestione dei rifiuti che allude in qualche modo al superamento dei rifiuti, che non si dovrebbe più parlare di rifiuti, si dovrebbe parlare di residui, e naturalmente questa strada è codificata addirittura da molte esperienze, da molte buone pratiche, a livello anche internazionale,
con la strategia cosiddetta zero rifiuti, che appunto è basata sulla riduzione, sul riciclaggio di quello che si può riciclare e anche su nuove progettazioni e produzioni di oggetti. Questa è una grande sconfitta che in qualche modo noi cittadini dovremmo prendere sul serio, dare gambe e voce a questo. Infatti al Tempiano ipotizza e sostiene che l'Alto Toscana Centro dovrebbe caratterizzarsi come distretto del riciclaggio, invece di andare a perdere soldi, salute e anche impegno tecnico in macchine come gli inceneritori che fanno male e che costano molto, si potrebbe quelle risorse, anziché impiegarle diciamo, nell'inceneritore, impiegarle invece per avviare seriamente le richieste di utilizzo del riciclaggio e per costruire l'Alto Toscana Centro un distretto del riciclaggio. Questo che è alla base della riduzione dell'uso della materia e la difesa di molti materiali che stanno anche scomparendo, insomma, quindi vanno tenuti come un bene prezioso, noi abbiamo provato a fare, diciamo, a fare dei conti per contrapporre questa proposta, diciamo, alternativa a quella a nostro avviso dannosa e fuori legge che le province danno per adottare. Noi speriamo diciamo, che prenda anche in particolare la provincia di Firenze, che in qualche modo sono nella compagine governativa di questa provincia, prenda in qualche modo l'ansia e la responsabilità e blocchino questo piano. Laddove questo non avvenisse, ovviamente noi fatto bene, insomma, cerchiamo di opporci a delle strade sbagliate, di costruirne invece alcune nuove, ne saremo come dire, presenti e faremo la nostra parte. Bisogna però che attendiamo sia fatto proprio ovviamente dalla popolazione, perché noi come dire, gireremo l'Alto Toscana Centro in lungo il Taranto.